Allora passerei la parola a Carlo, pregandolo di essere molto rapido, tant'è vero che perché lui mi aveva chiesto un'ora di intervento, mi ha detto no, non è possibile, farà, scusa, aspetta un attimo, uno speech specifico in coda qui, perché è un argomento molto importante che, come tutti gli altri d'altra parte, che richiede spazio adeguato, e si è messo in coda per chi vuole capirne di più, adesso ci darà un assaggino. Ecco, Carlo von Linz, da Germania, pirata del Partei. Grazie. Attualmente ne sono più iscritto ai pirati tedeschi. Bravo. Sono un pirata italiano. Comunque, sì, parlerò dopo, verso la fine, di un progetto che stiamo lavorando, che mi ha portato già a Bruxelles, perché... tratta il discorso di fare una nuova stack di protocollo dell'internet che sia difenda la costituzione tecnologicamente, e significa cambiare, rivoluzionare completamente il modo come funziona la rete, ed è un discorso che interessa addirittura la Commissione, anche se ha un po' i piedi, cioè ha un po' paura a fare un cambiamento così profondo. Ed è un discorso sia tecnologico che politico, e ci arriverò a spiegare come, in quale modo tange tutti questi temi che avete appena discusso. Sono tutti temi ai quali in qualche modo farò riferimento, eccetto forse l'educazione, però gli altri più o meno ci stanno. Parlerò anche di Linux in pratica, perché sono qua tutti connessi a questa possibilità di attaccare il problema dalla base tecnologica che si è creata. Cioè, abbiamo accettato questa situazione strana che tutti i nostri dati sono su dei server che stanno fuori dal nostro controllo, e poi sentiamo di avere dei diritti protetti in qualche modo dalle leggi. Abbiamo creato questa architettura che in fondo spiegherò anche in dettaglio come non è controllabile, non è risolvibile in via legislativa. Però ora parliamo di governance e faccio un riassunto. Però qui come si fa? Bisogna cercare un altro tasto, il Mac, che è sempre diverso dal resto del mondo. Allora, di fatto, cioè, quando si parla di Internet Governance si sente sempre parlare di ICANN. Io l'ICANN la vedo qua sotto come una delle cose meno importanti, perché di fatto abbiamo i produttori di computer, i produttori di sistemi operativi, i produttori di smartphone che hanno l'influenza più potente sul modo come funziona la rete, i produttori di web browser che stranamente praticamente sono le stesse ditte, e Firefox, del quale sappiamo che di fatto è sotto controllo della Google, anche se vogliamo sempre credere che sia un software libero, non lo è. E, perché anche nel gruppo che decide cosa mettere dentro Firefox, non mettere dentro Firefox, alla fine ci sono queste strutture formali, informali, associative e così via, ci sono i lobbismi. E chissà perché quando accendi Firefox la prima cosa che fa è che connette Google per trasmettere il cookie e identificarti. Perché è la prima cosa che fa? Un browser libero non dovrebbe farlo. E c'è stato un litigio su un bug report sulla pagina di Firefox, e i programmatori di Firefox si sono inventati una scusa assurda per lasciare le cose così come sono. Ecco, e poi arriviamo comunque alle corporation che mantengono le cloud, che sono di nuovo le stesse più o meno, però le telecom europee invece non ci stanno, non hanno molto potere in rete, fanno un po' di infrastruttura, ma non stanno avendo il potere di influire veramente. Perciò non sono avvantaggiate a mantenere questo tipo di architettura, dovrebbero schierarsi più dalla nostra parte perché avrebbero un vantaggio anche loro. Poi arrivano le nazioni con il potere di legislare, fare legislazione locale, ci sono le organizzazioni di standardizzazione, ci sono le NGO che possono influire con un attivismo politico, le organizzazioni non governative, però ci sono anche le organizzazioni non governative finte, l'astroturfing,
Cioè le organizzazioni che fanno finta di essere, fare parte della società civile, ma in realtà sono finanziate da qualche corporation per promuovere delle idee assurde, tipo che la cloud sia una buona tecnologia che ha dei risvolti positivi per l'umanità. Non è vero. Ma dai, il tasto sbagliato. Allora. Oh. E poi piglia e salta le slide. Allora, prova a raccogliere. Allora, Firefox, l'ho detto, abbiamo il problema che le corporation che stanno a capo della governance di fatto della rete sono una competizione una contro l'altra, o la competizione di mercato che non lascia spazio a ragionamenti etici. Cioè, l'etica è un lusso che ti puoi permettere finché arriva la concorrenza che ti elimina in quel modo. Un esempio è la dominanza di Microsoft Windows, che almeno rispettava la privacy delle persone che usavano il computer, cioè il computer quando ce l'hai è tuo. Non è più così perché Google ha cambiato queste regole. Google usi il software e diventi tu il prodotto e non sei più il cliente, perché utilizzano i tuoi dati. Ora la Microsoft è stata costretta a cambiare strategia e a vendere i dati delle persone che usano il proprio computer, che è una follia totale. E ci sta questa cosa che c'è da cliccare la liberatoria ovunque, che non si riesce più a usare la rete senza cliccare la liberatoria, e allora non è un consenso, è un'estorsione. L'idea della liberatoria è fondamentalmente, secondo me, costituzionalmente sbagliata, perché noi in quel momento diamo l'accesso ai dati dei nostri amici, dei nostri familiari, dei dati sociali, specialmente su Facebook, ma anche su Google e anche in altri ambienti. E l'idea che noi abbiamo il diritto di dare la liberatoria di questi dati è costituzionalmente già sbagliata. Perciò tutto questo modello in fondo non dovrebbe essere legale. E le conseguenze? Beh, abbiamo visto la prima conseguenza, che è crollato Safe Harbor, però ce ne vorrebbero un paio di più. Arriviamo giusto a questa, l'aneddoto dell'Icahn. Il Guardian dice che l'Icahn è un po' la FIFA dell'internet, o sta diventando la FIFA dell'internet. Vedremo degli effetti simili. Per esempio, già adesso ci sta questa cosa che puoi acquistare un dominio .sax per la bellezza di $2,500. Cioè, hanno inventato un dominio che serve solamente a chi vuole, cioè per arricchire l'industria dei domini. Infatti è una l'Icahn è fondamentalmente controllato dall'industria dei domini attraverso una rappresentanza a Matroska, si dice, cioè Matrioska, mi manca una I. Cioè che ci stanno presenti i governi, che però sono interessati ad aiutare, tutti i rappresentanti, poi alla fine fai i conti, c'è una chiara maggioranza da parte dell'industria DNS, ci sono i tecnologisti che poi di fatto però sono anche loro, eccetera. E visto che sono così pochi, sono anche molto influibili. Però l'Icahn un potere indiretto ce l'ha. Dici che l'Icahn fa solo DNS, fa solo l'enumerazione degli indirizzi IP, non dovrebbe essere così importante, però a livello indiretto un potere politico ce l'ha. Per esempio hanno discusso la possibilità di revocare degli indirizzi IP, che può avere un effetto di censura, oppure di far costringere tutti gli utenti che vogliono acquistare un dominio di dover mettere un'identificazione della propria identità sul sito. È stato un discorso realistico che per ora è bloccato, però sarebbe una de-anonimizzazione sistematica dell'intero web. Scusa se sono spunti. No, ma io non lo trovo tragico di cambiare un po' il format, perché tutte le persone che hanno fatto degli interventi hanno dato degli spunti molto importanti, che poi evitiamo di stare a discutere di queste cose e entriamo subito in profondità quando facciamo i tavoli. Perciò non lo trovo un dramma se abbiamo passato un po' di più di tempo a sentire. C'è Marco che ci
Marco? Ok. Ah, Marco. Ok, comunque sì, il problema del... Bisogna dire in difesa di chi sta seduto in commissione, chi fa questo tipo di lavoro, che dovrebbe organizzare la governance e vorrebbe fare una governance molto più partecipativa, che non è facile. Cioè quelli che provano a farlo poi fanno tipo l'evento a Bruxelles, non hanno i soldi per poter pagare tutti, ma alcune persone riescono a invitarle a pagargli il viaggio. Però sono troppi, alla fine dei conti chissà perché ci stanno sempre, è sempre presente l'industria a questi eventi, perché loro se lo possono affidare e permettere, perché hanno gli interessi molto diretti. Ci stanno anche le ONG finte, cioè le AstroTurf, che poi danno ragione a modo loro all'industria. E le ONG, anzi, devono pure stare attente, questo è un citato di Reagan McDonald di Access Now, devo stare attenti a scegliersi bene dove andare, perché se stanno lì poi dopo viene utilizzato il fatto che c'erano come, come per legittimare i risultati di quell'evento. E un altro esempio opposto ce l'ha raccontato Amelia Anderstotter del Partito Pirata Svedese, ci ha raccontato del fenomeno Net Mundial che si è fatto in Brasile, una piattaforma web alla quale tutti potevano partecipare, tutti, e sono stati talmente tanti, 17.000 email di conversazione, di discussione, come fare la governance per l'internet, 350 ore di conferenza video. Alla fine c'è stato un board, cioè si vede sul sito un board di personaggi anche della commissione, storici dell'Inter, personaggi molto distanti dal nostro quotidiano, che alla fine conclude i risultati, perciò anche lì democrazia non ce la vedo, e manca una forma di strutturizzazione affinché tutto questo materiale abbia porta dei risultati. La rappresentanza a Matrioska è un fenomeno generico che vediamo in molti modelli, anche la commissione stessa, l'ITU, che ne so, e il bello è che sarebbe un momento storico nel quale hanno inventato questo tipo di architettura James Madison nell'incontro costituzionale per gli Stati Uniti, che al tempo era segreto e hanno pubblicato i protocolli solo dopo, diceva: per proteggere i diritti degli opulenti, cioè dei ricchi, che erano loro stessi, ci vorrebbe una struttura che fa in modo che possiamo sempre assicurarci che la maggioranza democratica non possa decidere di togliere i soldi ai ricchi. E si è inventato il concetto: ma facciamo una bicamerale, aggiungiamo un senato, al senato ci stanno queste persone elette a vita, così queste persone fanno sempre in modo che non passino delle cose troppo radicate. È una forma di Renzi, allora togliamo il senato e c'è il socialismo. In questo senso Renzi forse per una volta è anche, ma forse per errore è andato nella direzione giusta, non lo sappiamo. E un po' questo è il modello per il quale, cioè, è diventata un'abitudine di fare questo tipo di architetture, però le architetture vanno a finire in modo sempre molto poco democratico, e la BBC ha dato questo dato, che siamo nella situazione più diseguale della storia dell'umanità, con 85 persone che possiedono altrettanto quanto la metà dell'umanità. Ecco, no, veramente questa è l'ultima, mi pare, o la penultima. Perciò arrivo alla conclusione che fortunatamente abbiamo scoperto questa tecnologia chiamata la democrazia liquida, eravamo parte nello sviluppo, però non è che la vendiamo come un prodotto, perché se non avesse funzionato ora staremmo a fare altro. È che abbiamo scoperto che inquadrata bene, nel modo giusto, è una tecnologia che permette abbiamo visto decine di migliaia partecipare a sviluppare contenuti politici tutti insieme, ha funzionato nel Pirate Partei in Germania, poi non ha funzionato per altre ragioni che non ha funzionato il Partito Pirata tedesco, però la tecnologia e il suo lavoro l'ha fatto. E vediamo nel Partito Pirata Italiano che addirittura abbiamo eliminato i leader, abbiamo eliminato le gerarchie,
e stiamo imparando a gestire i problemi sociali senza avere il capo, che è una cosa, visto che abbiamo questa tradizione mentale nell'umanità, nei cervelli, avere i capi eccetera eccetera, e fare questo passo indietro, essere più partecipativi è un grande passo anche filosofico e anche pratico. Bisogna avere sia la tecnologia che lo supporta, bisogna avere anche i regolamenti, le regole, in un certo senso un po' l'auto-organizzazione tale per farlo funzionare. Ma abbiamo visto che può funzionare se lo applicassimo alla governance della rete. Significa che tutti gli stakeholder che vorrebbero partecipare, gli stakeholder, cioè ma la società civile chi sarebbe? Non siamo tutti noi, perché distinguere la società civile come se fosse qualcosa di aggiuntivo all'industria e al governo? No, il governo, che poi quando ci mandano i rappresentanti del governo, in realtà sono i rappresentanti dei rappresentanti, perché noi abbiamo eletto il governo, non gli impiegati del governo. Cioè, se in realtà tutte le persone interessate al processo di rete partecipassero, la tecnologia permette di introdurre tutte le prospettive, non è che l'industria sarebbe svantaggiata, non è che il governo sarebbe svantaggiato, perché le sue prospettive, se sono ragionevoli, sono convincenti, vincono. Basta assicurarsi che le cavolate vengono controllate, che siano, non, ci sta il fact checking che si crea automaticamente, se hai 1000 persone che partecipano a un dibattito, automaticamente si controllano le cose che la gente dice, cioè che le cose siano razionali, che non ci sia populismo, e impedisce, quando hai un numero, un corpo di decisionale così forte, così elevato di persone, non c'è più il classico, non funziona più i classici metodi di lobby e di corruzione, e quello è un vantaggio enorme. Ok, e dopo parlerò di queste cose qua. Grazie, allora, vediamo se è ancora in